Buon pomeriggio da Monica e da Cartomanti Europei. Siamo qui oggi in diretta live per fare delle stesure interattive. La spiegazione fondamentalmente è questa. Sulla live non mettete la domanda, ma mettete il numero da 1 a 9. Io con le carte e ovviamente il karma che ci circonda, le carte risponderanno alle vostre domande. Però una precisione, la domanda non viene fatta scritta, ma dovete segnare il numero da 1 a 9. Per avere le domande un po' più, ecco, dirette, fate donazioni e io immediatamente darò la risposta, ok? Al che ricordo, le nostre live interattive verranno effettuate il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Io vi ricordo, sono Monica, sono qui, Cartomanti Europei, sono qui per voi. Iniziamo con le nostre amiche, i nostri amici che ci stanno cominciando a visualizzare. Visualizzate il sito Cartomanti Europei, fate Raffaella donazioni. Monica, per esempio, ci chiede il numero 8. Vogliamo leggere il numero Perfetto, 8? certo, Vai. Raffaella, veniamo, numero 8. Da precisare, domanda interna. Pensate alla domanda voi stesse. Numero 8. Intanto ringraziamo Simo. Grazie Simo. Grazie Simo, rispondiamo. Prendi una direzione. Devi prendere una direzione, però con il tuo volere. Quindi a Grazie Nicole decidere e grazie Teresa. siete te. Ringraziamo, ringrazio io a voi. Continuiamo con Nicole, perdonami, da 1 a 9, non da 1 a 10, da 1 a 9. Ok. Angie, 4. Perfetto. Numero 4. Nei prossimi mesi stai pensando magari a un progetto. Nei prossimi mesi questo progetto arriva perché è sotto forma di evento. Grazie Anna. Grazie Anna, grazie a tutti che ci state seguendo, siete in tanti, sono contenta. Vediamo. Ok, sempre Nicole, Simo, Lina, 3. La tua domanda è un po' indecisa perché ripensaci, quindi pensa alla tua domanda, e valutala perché ci sono dei ripensamenti, quindi valuta la domanda che ti sei posta, è molto utile. Vediamo, Teresa, grazie Teresa, ringrazio tutti. 3. Ok, storia d'amore, storia sentimentale. Stai pensando magari a come va, ok? Quindi vedrai dei bei eventi, è una bellissima carta. Aspettiamo, vediamo. Io direi questo 8 Ok, per Giovanna. Jojo, Giovanna, esatto, è proprio Giovanna, lei, è proprio ok, la lei. stessa cosa. Numero 8, ringrazio ancora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. È un no. Il no fondamentalmente non è per forza un no decisivo, è un no di rifacimento, cioè
di stare un attimo fermi a riflettere, ok? Perché magari te ti dai un no, però pensaci. Vediamo un attimo, ok, Benedetta, ciao Benedetta, numero 5. Perfetto, informatevi meglio, ti devi informare di più, magari potrebbe essere anche un progetto che sia lavorativo, ok, quindi pensa bene a quello che poi andrai a interagire. Emanuela, ciao Emanuela, io saluto sempre tutti, ok, numero 7. Vai, dato che stanno andando molto veloci, sono abbondanza. In tanti, dato che sono in tanti, Monica, ti darò una mano io con i commenti. Va benissimo. Vai. Abbondanza. Bene, stai cercando di andare più avanti del dovuto, quindi con calma, ok? Vediamo. Allora, ancora. Ringraziamo tutti innanzitutto e facciamo Anna, ha chiesto il numero 6. Ok, perfetto. Vai, vediamo, 1, vediamo. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, comunica in modo chiaro. Devi essere un po' più chiara con chi stai comunicando. Simo chiede il numero 5, ringraziamo sempre Simo. Ti ringrazio. 1, 2, 3, 4, 5. Bene. Nel prossimo futuro c'è un qualcosa in previsione nel tuo progetto futuro che verrà contraccambiato nel benessere. Grazie Emanuela, aspettiamo. Grazie. Il numero. Vediamo. Intanto facciamo numero Diletta. 8, Antonella. Prego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. È un sì, Antonella. Bene, brava. Stai pensando alla cosa giusta. Vediamo ancora. Vittoria, numero 8. Che poi Vittoria Elena. Quindi è scritto due nomi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sì, decisivo. Secondo la carta è un tempo, ma un momento giusto per interagire. Vediamo ancora. Ok. Emily, numero 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dipende da te. È una decisione che ti trovi un po' in un limbo, però dipende sempre dalla tua mente, dalla tua testa. Prendi una decisione. Vediamo ancora. Ok, Franci, numero 9. Io saluto sempre tutti. 1, 2, e ringraziamo 3, 4, tutti sempre. 5, grazie Tanni. 6, 7, 8 e 9. Prendi una nuova direzione. Significa che devi valutare, sì, poi, perché poi è un libero arbitrio, quindi valuta. Grazie Emanuela. Grazie, grazie a tutti. Aspettiamo i numeri. Aspettiamo da 1 a 9, lo ripeto, ok, vediamo. Io farei il 3 per Angela, ci chiede il numero. Perfetto. 3. Grazie, meraviglioso. Grazie, 1, 2, 3. Prova un compromesso, stai interagendo con una o più persone, è possibile per lavoro, quindi un compromesso anche per quanto riguarda il lavoro o storia sentimentale, quindi trova un compromesso che verrà contraccambiata. Vediamo ancora, ok. Angie, numero 9. Perdono. C'è un qualcuno nella tua vita o comunque nelle tue sfere, qualunque essi siano,
che cercano il perdono da te. Meraviglioso, grazie. Io ringrazio sempre tutti. Donate anche una rosa, è il gesto, è quello che conta, ok? Noi siamo sempre qui per voi, ok? Bene, vediamo. Ascoltami, annuncia da 1 a 9, non nel commento e nella domanda, sempre cortesemente, eh? Vediamo sempre. Io farei il 4 per Redenta, ringraziandola anche sempre, eh? Grazie. Ringrazio Redenta. 1, 2, 3 e 4. Improbabile, è un qualcosa che stai decidendo, ma attualmente, ecco, diciamo, la vedi un po' irraggiungibile, però provaci, perché è una bella carta. Ok. Tanni chiede il numero 3, Tanni, esatto, 3. Brava. Sentiamo Tanni. 1, 2, 3, vediamo. Nei prossimi mesi, ok. Questo dovrebbe essere un progetto tuo lavorativo o comunque un progetto che hai nella mente. Nei prossimi mesi c'è una piccola attesa, però dai, fondamentalmente è sempre comunque un tempo, eh? Attendi con calma. Ok, perfetto. Numero 4 è anonimo, però la faccio ugualmente, anche se ma sì, leggiamola, leggiamola. 1, 2, 3, 4. Ti ringrazio anche in anonimo. Continua così. Quindi fondamentalmente stai andando per il verso giusto. Bene. Avrei anche un 9 per Sabrina, intanto. Ok, perfetto. Io ringraziamo anche Jessica. Grazie, 1, Jessica. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grazie anche Moni. 9 per Sabrina. È un sì, Sabrina. Sì, complimenti. Vediamo. Annuncia, chiedo un numero 2, Monica. Perfetto, grazie. 1, 2. Tempismo perfetto, è arrivato perfetto, grazie. 1, 2. Tempismo perfetto, è arrivato perfetto, grazie. 1, 2. Tempismo perfetto, è arrivato il momento. Agisci, Annuccia, perfettissimo. Allora, okay, andiamo avanti. Ricordiamo Fernanda, numero 4, 1, 2, 3 e 4. È un sì, Fernanda, perfettissimo. Ricordiamo, le live sono in diretta il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle ore 16. Continuiamo a dare risposte con le domande. Ok, Jessica, numero 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Io ringrazio sempre tutti. Cerca un segno. Cerca un segno è fondamentalmente cercare un qualcosa che va ad indicare un segno, un percorso, un qualcosa che ti indirizza nel meglio, anche magari un qualcosa che tu vedi, però che cerchi un senso. Grazie in Jessica. Visuale. Grazie Francesca. Francesca, da 1 a 9, eh? Ok? Bene, Diletta chiede vediamo, incessantemente il numero 7. Vediamo subito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Risoluzione pacifica. Bene, bene. Risolvi una situazione che adesso ti trovi comunque un po' in un limbo. Quindi anche qui è perfetto. Moni,
Meraviglioso, dici il numero, grazie, così ti possiamo leggere. Ok, Fernanda numero 4, Maria numero 4. Prima Fernanda, vi saluto, 1, 2, 3 e 4. Anche qui cerca un segno, devi cercare un segno anche fondamentalmente guardandoti intorno, anche un quadro, un numero che ti possa dare un... Lì trovi anche un segno del tuo destino. Meraviglioso, chiedeva il numero 5, ringraziamolo sempre. Ringrazio, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ce l'hai fatta, benissimo. Probabilmente è un progetto che stai attendendo un po', è un po' di tempo, eh? Quindi ce l'hai fatta, che sia anche nel lavoro, nel sentimento, dipende dalla domanda che tu hai posto. Ringraziamo. Noi due. Ringraziamo Alessandra. Tutti. Il sentimento dipende dalla domanda che tu hai posto. Ringraziamo. Noi due. Ringraziamo Alessandra. Anche. Ringrazio Alessandra. Vediamo Lori. Uno, due. Ok, opportunità. Ti stai chiedendo in te stessa un'opportunità. Ce l'hai? Garantito. Ok, vediamo ancora. Ida, numero 4. Saluto sempre tutti. Uno e ringrazio. Uno, due, tre e quattro. Pensa al positivo. Non pensare sempre al negativo. Devi pensare anche al positivo. Alessandra invece chiedeva il numero 1, che ringraziamo sempre Alessandra. Grazie, numero 1. Alessandra invece chiedeva il numero 1, che ringraziamo sempre Alessandra. Grazie, numero 1. Tempismo perfetto. È arrivato il momento. Tempismo perfetto. È arrivato il momento di gioia. Bene. Vediamo ancora. Jessica numero 3. 1, 2, 3. Ringrazio sempre a chi ci sta seguendo. Un sì decisivo. Bellissimo. Perfetto, complimenti. Francesca numero 3. Ciao Francesca. 1, 2, 3. Ok, qui c'è un, oddio, scusatemi, un miglioramento, stai migliorando in un qualcosa, in un tuo progetto futuro, ma stai migliorando. Ok, bene, vediamo bene. Stefi, perdonami, da 1 a 9, 13 no. Da 1 a 9, ok. Alexandra, no, non mi fate la domanda, soltanto da 1 a 9, eh? Ok, ora qui, numero 5. Silvia. Io ringrazio sempre Silvia. Vediamo, ringrazio vediamo. A tutti, eh? 1, 2, 3, 4, 5. Continua così. Bene. Stai nel verso giusto, nel tuo binario. Perfetto. Vediamo ancora. Sempre da un nel tuo binario. Perfetto. Vediamo ancora. Sempre da 1 a 9, vi premetto da 1 a 9. Io aprirei un 5 per Mara. Vediamo cosa dice. Ringrazio, 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, medita per trovare la risposta. Eccolo qua. Qui c'è, devi pensare un pochino e pensare su te stessa, quello che vuoi veramente. E la trovi, la risposta. Quindi andiamo a vedere Stefi numero 7, grazie a tutti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, trova un
compromesso, anche te fondamentalmente, insomma, devi interagire, trovare un compromesso che sia nel sentimento lavorativo e anche in amicizia, io non lo escludo, dipende poi dalla domanda che vi ponete. Grazie Jessica. Grazie Jessica e grazie a tutti. Aspettiamo seguite, il numero. Seguiteci. Ok, vediamo ancora. Prossimo numero è... Io direi Valentina ha chiesto il numero 3. Sì, vediamo. Valentina, vediamo, grazie. 1, 2, 3. Ok, un anno da oggi. Diciamo che è un... più o meno è un progetto che c'è un po' di temperanza, devi un po' attendere, però comunque c'è la riuscita. Andiamo a vedere. Cla 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Prendi una nuova direzione. È possibile che... c'è un cambiamento per te, quindi stai valutando, valuta quello che hai pensato e poi libera arbitrio, però la carta ti indica di prendere insomma una nuova direzione. Ringraziamo No Name che chiede grazie. Il numero 3. Vediamo, 1, 2, 3, perfetto, medita per trovare la risposta. La domanda che ti sei posta internamente ci devi pensare bene per trovare una giusta via per te, ok? Non per te, ci devi pensare bene per trovare una giusta via per te, ok? Non per gli altri, per te stessa, che ce l'hai. È una bella riuscita. Grazie Cristina, Valeria. Cristina, grazie a tutti. Cristina numero 3. 1, 2, 3. È un no. Il no è fondamentalmente è un no perché è una tua indecisione questo no. Che potrebbe diventare anche un sì, volendo. Sì. La tua indecisione questo no. Che potrebbe diventare anche un sì, volendo, sì. Qualcosa stai un po' in un limbo, ma stai prendendo delle decisioni, ma c'è comunque un bel miglioramento e io sono veramente contenta. Ok, andiamo a vedere Jessy numero 9. Grazie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vediamo. Ok, lascia andare. Lascia andare. Lascia andare significa che dovresti, in questo caso, lasciare andare chi non è per te. Che potrebbe essere amico, amica. È una persona che fondamentalmente ti mette un po' i bastoni tra le ruote, quindi fondamentalmente lascia andare, ok? Allora, vediamo, perfetto, Lucia, fondamentalmente da 1 a 9. Da 1 a 9 senza domanda. La domanda la dovete tenere in voi stessi. A noi il numero, da 1 a 9. Ok, vediamo Giulia, numero 8, grazie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grazie JJ. Abbondanza, quindi abbondi abbastanza di bontà. Bene, bene. Daniela numero 7, io ringrazio sempre tutti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Comunica in modo chiaro.
devi essere un po' più esplicita nel nella comunicazione, perché magari sei un po' a volte in te stessa, ti trovi un po' con incomprensioni, però tranquilla. Antonella numero 6, grazie Antonella, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, anche qui abbondanza, abbonti di bontà. Bene, io aprirei un 9 per Veronica intanto. Ok, grazie Veronica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfetto. Agisci. Vai tranquilla. Vediamo ancora. Valeria invece chiedeva il numero 7. Anche Melissa numero 9. Vai, vi ringrazio. Dove? Prima Valeria. 1, 2, 3, 4, 5. L'evento è un evento che nelle prossime settimane ti verrà a te. È bellissimo. Ok, avevamo detto numero 7. Valeria. Numero 7, Valeria. Grazie a tutti. Grazie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sei pronta, Valeria? Interagisci. Perfetto. Vediamo ancora. Bene, non fate la domanda. Luisa numero 6. Grazie, Luisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. La situazione migliorerà. Bene, che sia nel lavoro, nel sentimento, comunque hai dei miglioramenti. È un benessere per te e anche per chi ti sta accanto. Benissimo, Francesca numero 9, grazie. Io ringrazio sempre a tutti, anche se magari a volte non lo dico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, persone disponibili, Francesca. A volte, Francesca, non ti sentire sola, perché ci sono persone disponibili ad ascoltarti in tutti i lati, ok? Vediamo, senza domanda, da 1 a 9. Io direi Paola. Pier, bravissima, proprio lei. Ok, stavamo. Il numero 3. 1, 2, 3, grazie a tutti. Vediamo. Allora, fondamentalmente questa è una carta un po' particolare. Devi interagire con più eventi. Ovviamente questa è una carta un po' particolare, devi interagire con più eventi, quindi in questo caso sono delle, questa è una carta molto molto bella, però per avere più riscontri c'è bisogno di attese. Però fondamentalmente ce la fai, ok? Ok, Pierpaola, carta 3, grazie, 1, 2, 3, perfetto. Improbabile, è possibile che la domanda che ti sei posta la vedi un po' in difficoltà a livello di raggiungere l'obiettivo, ok? Quindi per te questa cosa è un po' improbabile per raggiungerla, e invece no, perché è improbabile per questa situazione, per questa carta è molto molto bella, quindi piano piano ce la fai. Elisabetta, ciao Elisabetta, io ringrazio sempre tutti. Numero 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Numero 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, nelle prossime settimane
ci sono alcuni eventi che stai attendendo, no? Alcune notizie, novità che nelle prossime settimane arriveranno a te. Grazie Laura. Grazie. Ringraziamo grazie sempre tutti. Grazie a tutti. Ok, Angelo, 7, numero 7, Angelo, vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tempismo perfetto, Angelo. È il tuo momento. Bene. Ok. Ciao stellina, anche a te, Laura. Stellina, da 1 a 9, senza domande, è soltanto il numero. Ok, vediamo. Allora, grazie Laura. Io ricordo sempre, grazie a tutti, ricordo sempre che le nostre live interattive sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle ore 16. Vediamo intanto Jessica, numero 6, grazie Jessica, 1, 2, 3, 4, 5, 6. È un sì, Jessica, non avere dubbi, assolutamente. Laura invece chiedeva numero 7. Vediamo Laura, 1, grazie Laura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nel prossimo futuro, beh, direi prossimo futuro avrai comunque belle risoluzioni, alquanto hai posto probabilmente più di qualche domanda che ci mette un pochino di tempo, però avrai bei risultati, ok? Perché nel prossimo futuro c'è tempo, quindi passo per passo, mi raccomando, perché sono belle. Ok, vediamo. Ilenia, numero 3, grazie. 1, 2, 3. Risoluzione pacifica. Devi risolvere con qualcuno pacifista, quindi con calma, senza fretta, e risolvi. Vediamo ancora. Numero 7 è in anonimo, però non fa niente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Noi cartomanti europei ringraziamo anche chi è in anonimo. Abbondanza. Vai, ce la stai mettendo tutta per, insomma, risolvere un qualcosa che ci tieni, ti appartiene. Bene, bene. Noemi, numero 5. Bene, grazie a tutti. Grazie Noemi. 1, 2, 3, 4, 5. È un sì, Noemi. Perfetto, bravissima. Vai, interagisci. Antonia, numero 4. Grazie a tutti. Antonia, grazie. 1, 2, 3 e 4. Agisci, Antonia, è il tuo momento. Bene, andiamo ancora qui. Io direi Nicola chiede il numero 8. Nicola numero 8, sì. Grazie, vediamo, Nicola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bene. Questo è un miglioramento su un qualche progetto tuo, ok? Che magari hai messo in atto da un po', però non vedi i risultati, ma vedrai che li vedrai. Arrivano. Sono eventi, eh? C'è una piccola tempistica. Allora, vediamo, stellina. Stellina da 1 a 9, sempre cortesemente ve lo chiedo, eh? Anna numero 3, grazie Anna. 1, 2, 3. Bella. Storia d'amore, Anna. È un amore vero, bello. Stai vivendo veramente una storia bella d'amore, eh? Bellissimo. Ok, vediamo il numero 8, perdonami.
E Panzerotta numero 8, vediamo. Vediamo, ringrazio tutti sempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'è qualcosa di meglio? Quindi magari interagisci un po' di più, valuta un po' di più perché trovi di meglio in qualsiasi sfera che tu hai scelto, ok? Vediamo, Sonia numero 2, grazie. 1, 2. Ok, perdi, prendi una nuova direzione. È possibile che questa direzione che attualmente stai intraprendendo, ma c'è un cambiamento. Sì, c'è un cambiamento. Veronica ci chiedeva il numero 6 invece. Perfetto, vediamo, vediamo. Grazie Veronica, vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diciamo che in questo momento ti trovi un po' in un limbo e pensi che è un momento un po' sbagliato per interagire su un qualcosa, una scelta. Però pensaci bene, pensaci bene. Raffaella ci chiede il numero 7. Perfetto, vediamo. Vediamo, grazie, grazie a tutti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La situazione migliorerà. La tua situazione in qualsiasi sfera tu hai chiesto sta migliorando, migliorerà. Quindi passo per passo, senza aver fretta. Chiaro? Bene. Apriamo anche il numero 2 per Erika. Vediamo, Vediamo, grazie Erika. 1, 2. Improbabile, è una decisione un po' in un limbo che a te magari sembra irraggiungibile, è una cosa improbabile che era irraggiungibile, ma è un'attesa, però comunque è una bella riuscita. Ok, Cami ci chiede il 3. Vediamo, Cami, grazie. Grazie mille Cami, ringraziamo 2. Anche Deborah. 3, grazie Deborah. Nei prossimi mesi, avrai qualche novità comunque belle che positive. Bella questa bella scalinata, bella, bella colorata, quindi è piena di emozioni. Il tuo karma, i vostri karma stanno interagendo molto molto ben efficace. Deborah ci chiedeva il numero 7, che la vediamo, ringraziamo sempre. Grazie Deborah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chiedi aiuto agli altri. È possibile per qualche consiglio, ok? Perché è un momento tuo di indecisione. Però dai, fondamentalmente chiedendo, cioè interagendo anche con altre persone, non sbagli, però l'importante è che ascoltare sì, il consiglio è ben accetto, però ragiona sempre con la tua di testa. Ok Deborah, un bacione. E Gidio ci chiedeva il numero 5. Sì, grazie Gidio, io ringrazio sempre tutti. 1, 2, 3, 4, 5, vediamo. È un sì decisivo, Egidio. Complimenti. Ok, grazie Gidia. Allora, Norma, diamo il numero 6 invece, vediamo. Vediamo, grazie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lascia andare. Devi lasciare andare o cose o persone che attualmente magari ti hanno anche ferito, quindi lascia andare, lascia scorrere, ok? E Carol ci chiede il numero 8, vediamo Carol. Grazie Carol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Abbondanza. Troppo buona. Ma complimenti per come sei. Beh, abbondanza in tutto, eh? Su tutte le sfere. Quindi hai un bel karma. Vediamo ancora Carmela numero 5. Perfetto. Bene, Carmela, ti ringrazio. 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto. Risoluzione pacifica. Quindi qualcuno che fondamentalmente ha avuto un po' di scontri, magari anche incomprensioni, però vorrebbe una risoluzione. Dagli l'opportunità. È bene sempre dare un'opportunità. Poi vedrai gli eventi. Sabrina, okay. Ci chiedeva il numero 5 invece, vediamo. Vediamo, Sabrina, grazie. 1, 2, 3, 4, 5. Dai retta alle tue intuizioni. Devi, in questo caso, leggere in te stessa, ok, e prendere una tua decisione. È quella tua, quella importante, è quella che devi portare avanti. Bene. Ringraziamo anche, si chiama 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, grazie. Che ci chiede il numero 3. 3. Vediamo. Perfetto, grazie. Ringrazio sempre tutti, eh. Perdonatemi se... Però il ringraziamento c'è, eh? Numero? Il 3. 1, 2, 3. Olè. Abbondanza. Anche te, eh? Molta abbondanza col tuo karma. Bene, 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 sono contenta. Poi abbiamo avanti. Marzia che ci chiede il numero 6. Sì, ciao Marzia, grazie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opportunità. Benissimo. Ti stai dando altre opportunità per un tuo avvenire o comunque qualche progetto che ti hai in mente e lo hai. Opportunità da portare avanti. Bene, bene, bene. C'è Amelia che ripetutamente chiede il numero 4, glielo vogliamo leggere? Amelia, subito. Vediamo, grazie Amelia. 1, 2, 3 e 4. Amelia, hai fatto bene. Pensa al positivo. Eccola qua la risposta. Scusa l'attesa, Amelia. Pensa al positivo. Non essere sempre sul oddio che faccio, magari... Positivo. C'è sempre i miei ringraziamenti, come me, come cartomanti europei, il nostro centro, siamo sempre comunque a disposizione dalle 7 alle 2 di notte. Allora, vediamo ancora. Io direi Fabiana ha chiesto il 3. Perfetto, vediamo Fabiana, vediamo. Vediamo, grazie. 1, 2, 3. Fabiana, è un sì. Bene. Bene. Bene, bene, bene. Progetti che vanno avanti, eh? Andiamo avanti noi. Direi, Veronica, di aprire anche questo 6, che chiede anche lei in continuazione questo 6. Io okay, direi di vedere... Perfetto. Come si chiama? Veronica, Veronica. Veronica, grazie. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Anche qui chiedi aiuto agli altri, ma sempre con la tua testa, eh? Il consiglio è sempre ben accetto, ma interagisci sempre con il tuo volere, perché vai, è la tua decisione che ti porta poi al benessere. Il consiglio, ti ripeto, è sempre ben accetto, eh? Però ragionando con la propria di testa è meglio. Allora vediamo. Da 1 a 9. Ok, Pierpaola, numero 8. Grazie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfetto. Medita per trovare la risposta. Sì, ci devi pensare un pochino, eh.
non essere frettolosa, medita un po' a livello di pensiero, pensaci bene, perché tanto la risposta fondamentalmente già ce l'hai, la devi solo ammettere a te stessa. Ilaria invece chiede il numero 5, vediamo Ilaria. Sì, Ilaria, grazie. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, c'è un qualcosa che a volte ti turba, è un pensiero però, ok? Ma è solo un pensiero, però vedrai che comunque raggiungi l'obiettivo, il tuo obiettivo non essere sul negativo ma sul positivo, perché fondamentalmente stai un po' in un limbo, non sai cosa scegliere, però troverai comunque la tua scelta. Giulia chiede il numero 7, vediamo. Sì, Giulia, dai. Giulia, grazie Giulia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Questo non è un momento dei migliori, è un po' un momento sbagliato, però con un pizzico di pazienza avrai comunque dei miglioramenti su qualsiasi sfera, rapporti, amore, cioè rapporti lavorativi, rapporti amorosi, amicizie, quindi scusate, porta un po' di pazienza, perché comunque è un momento un po' di disagio, un po' di abbattimento morale, ma questo passa, è un momento. Albi, okay, chiede il numero 2, vediamo Albi. Vediamo Albi, ciao Albi. 1, 2, eccolo qui. Ok Albi, devi trovare un compromesso. Prima lo fai, come si dice, meglio è, però il momento giusto lo saprai te, con gli eventi che arrivano davanti ai tuoi occhi. Tranquillo, mettiti in tranquillità. Daniela numero 3? Esatto, okay, esatto, vediamo. Proprio lei. Grazie, vediamo. Grazie a tutti che ci state seguendo. 1, 2, 3. Ok, la situazione migliorerà, quindi è una tua speranza di miglioramento, è un tuo obiettivo che vorresti che migliora, ma migliora, eccolo qua, bellissimo. Vediamo ancora. Meli chiedeva il numero 8, Meli. Grazie Meli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, diciamo che ci dovresti un po' ripensare, ripensaci, perché attualmente questa carta mi va a indicare che stai pensando un pochino al negativo, quindi sii un po' più obiettiva e ripensa alla domanda che ti sei posta in te stessa, perché non è poi così negativa, ok? Enza chiedeva il numero 9, vediamo Enza. Ok, Enza, grazie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. È un sì decisivo, Enza. Bene, sono contenta. Perfetto. Vediamo ancora, ripeto, le dirette live lunedì, mercoledì, venerdì alle ore 16. Cartomanti europei, siamo sempre qui per voi, dalle 7 di mattina alle 2 di notte. Giulia ci chiedeva il numero 7, vogliamo leggere Giulia? Sì, grazie Giulia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Informati meglio, ti devi informare meglio su alcune situazioni, ok? In questo caso un po' anche probabilmente nell'ambito lavorativo. Ci sono un po' di informazioni, ma fondamentalmente che poi arrivano a te, quindi informati, ma sotto forma di evento arriveranno comunque a te. Poi c'è Topazio,
Chi ha chiesto il numero 5? Ringraziamolo. Vediamo, grazie, sempre, grazie. Numero 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bello Topazio. Chiedi ai tuoi angeli. In questo caso è il tuo karma, no? Ok? Sono dei consigli che tu fondamentalmente in te stessa ti stai chiedendo, ti stai ponendo delle domande, no? È più di qualche domanda. I tuoi angeli fondamentalmente sono i tuoi angeli custodi, che siano nel tuo karma, ma anche vicino a te, ok? Quindi ascoltali. Veronica, grazie mille, ringraziamo, aspettiamo il numero. Intanto facciamo Giovanna al numero 8. Giovanna, grazie. Vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comunica in modo chiaro. Devi essere un po' più chiara nelle comunicazioni, perché magari potresti essere un po' incompresa. Quindi la chiarezza è l'unica cosa, ok? Poi abbiamo Giulia, numero 6, dice che sei bravissima. Grazie Giulia, grazie, grazie anche per la fiducia Giulia. Numero 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vediamo, anche te Giulia, abbondanza, abbondanza, abbondanza. Troppo buona, bacione, tu sei meditato, merita, merita. Andiamo avanti. C'è Annalisa, gli è sul numero 3. Sì, vediamo, Annalisa 1, 2, 3, grazie sempre a tutti. Ok, preoccupazioni inutili. Ah, basta, dai, basta preoccupazioni. Leva questi abbattimenti, la luce, guarda la luce, levali. Giovanni chiede incessantemente il numero 5, leggiamo. Bene Giovanni, grazie. 1, 2, 3, 4, 5. Lascia andare Giovanni, lascia andare. Chi non ti sta, lascia andare. Poi ognuno interagisce con chi vuole, ma con chi sta bene, se no non perde tempo, lascia andare. Bene. Melissa, il numero 9, vediamo Melissa. Vediamo Melissa, grazie Melissa, grazie sempre a tutti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Miglioramento. Devi migliorare in qualcosa, ok? Quindi pensaci bene alla domanda o comunque a quello che hai dentro, interagire in te stesso per il karma, perché il vostro karma fondamentalmente interagisce sulle carte. Migliora in qualcosa, ok? Benissimo. Io Ma vogliamo fare gli ultimi due? Ma sì, ma facciamo, dai, gli ultimi due, facciamoli, dai. Allora, vediamo subito. Loriana chiede il numero 8. Bene Loriana, vediamo, vediamo. Io ringrazio sempre tutti, da parte di Monica e da parte di Cartomanti Europei. Numero 8 per Loriana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Loriana, sei pronta? Bella. Vai, interagisci. Per finire andrei con Antonella, che ha chiesto il 5. Benissimo Antonella, grazie. 1, 2, 3, 4, 5. Prendi una nuova direzione. Poi fondamentalmente è sempre comunque una tua facoltà, no? Ok? Però la carta magari ti indica di starci un attimo a pensare, per avere un tuo miglioramento, ok?
Io vi ripeto, sono Monica, sono contenta, ecco, di stare qui, di stare qui con voi in diretta. Siete sempre comunque i benvenuti a Cartomanti Europei. Siamo tutti felicissimi, non solo io, ma proprio tutte l'equipe, per informazioni, per qualsiasi informazione c'è comunque il nostro centralino, il centralino che risponde a tutte le ore. Noi siamo aperti, o comunque siamo agibili già dalle 7 di mattina alle 2 di notte. Potete porre qualsiasi domanda, noi con le nostre carte rispondiamo con tutta onestà, onestà per onestà. Io vi saluto con un grande e forte abbraccio. Ciao da Monica e da Cartomanti Europei.